Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Oh. Finalmente, scusate il ritardo, ma ci siamo. C'era Luca che... Comics, c'era Luca Comics. No, oltre al ritardo di giornata, diciamo. Passiamo un pochino. Aspetta che, no, okay. Forse. No, passiamo, intendevo dire l'inquadratura. Aspetta, ah sì, ci stanno sentendo, sì, ok. Perché avevo paura che non andasse l'audio. Allora, no, dicevo, scusate il ritardo della live. Ah, bello, è il bumper dei Transformer, tanta roba. E, scusate il ritardo della live, ma ho aperto OBS mezz'ora prima della live ed era tutto sballato, cioè avevamo tutto shrinked, come si dice. Merito dell'aggiornamento della scheda video. Sei stato aggiornato. Quindi ho dovuto reimpostare un po' tutto come veniva. E niente. E avete già visto la novità dell'intermezzo stile Transformer. Questo dobbiamo ringraziare il buon JCK da un'idea che gli ho provato a dare io ed è riuscito a farla ancora meglio di quello che mi aspettavo. Master of the com'è che si dice? Foto ritocco? Foto... Esatto, Master of the Foto ritocco. Master of the Foto ok. E the videomaking. Esatto. Era questo che cercavo di dire. E prima di tutto salutiamo il buon Alex Porchedu che è sempre con noi, Paolo Raven, Luca Andreini, Leo. Chi ci abbiamo? E tutti gli altri che li vedo che ci sono ma sono ancora nascosti. E niente, quindi bando alle ciance, ricordiamo, noi siamo in Mammoth Avengers, io sono SFC, lui è Xur, e io sono Rax, e lui è Rax. Ciao. E ciao Zatto, buonasera, e stasera porteremo i Cyberbot, picchiaduro della Capcom del 1996, 94, ah no, 1900 e cosa? Allora, dovrebbe essere 97. Perché? Perché è Cyberbot, quello che vediamo adesso qua. Dovreste vedere bene anche voi. Cyberbot nasce... Allora, questo è un picchiaduro, ma la serie nasce come picchiaduro a scorrimento. Mm. Che era Powered Gear, il primo. Picchiaduro a scorrimento con i Mac, con i robottoni made in Capcom. Che... Ma mi pare che l'abbiamo fatto. No, mi confondo con l'altro della Capcom. E... No, non in live, intendo noi. Ah, tempi, ma sai che io non l'ho mai visto a Bologna. Boh. E niente, quindi anche abbastanza tamugno. Ciao Jack. Ciao Steve. Ciao Rusty. E che altro? Quindi sì, picchiaduro a scorrimento abbastanza tamugno che ha generato poi nel tempo questo picchiaduro con gli stessi personaggi, con tutti gli omini che incontri nel gioco, che fanno a botte tra di loro stile Street Fighter, alla vecchia maniera, diciamo. Detto questo, io direi che possiamo subito... Ciao Kusai anche! Oh, ciao Kusai! Ciao! Possiamo subito iniziare... Si va con le pacche, vai! Sì, a fare un po' a botte. Allora, se non mi sbaglio... Ma avete cosato il mouse? Sì, te l'ho velocità. Me ne sono accorto immediatamente. No, è che il mouse è morto, è ripartito senza speed, vedi? Se vuoi te la rimetto, sì, con la massima velocità. No, quella... Dov'è che l'hai fatto? Da qua? Qua. No, è ancora umana come velocità. Ecco, questo. Okay. Sembrava di andare indietro nel tempo. Sì. Allora. 8,8 miglia all'ora. È inutilizzabile. Ma no. A parte che è ancora lì. La spinge ancora. Okay. Tastino in basso. Ecco, adesso dovrebbe essere. Ah, sì. Adesso va. Bene. Allora. È già arrivato Ago. Col grido di battaglia. Ah, cavolo, è vero. Perché non ho attivato il bot per causa tutto casino. Un attimo. Un attimo. Attiviamo anche il bot. La diciamo noi, la FIHA. Esatto, la FIHA. Ma non viene bene, non abbiamo. Non ho la voce abbastanza cavernosa. Manca l'accento toscano. Adesso un attimo di standby dal gioco che... Ci sarà il volume a 600.000 decibel. Mm. Esplosi i vetri di tutti quelli che ci stanno guardando. Non sembra fortissimo. Devo andare peggio. Ok,
bot attivo, abbassiamo pelo, no? Perché ogni tanto così, dai. Siete che non sono mappati le frecce. Bene, stesso. Ok, cosa porta Xur? Vorrei saperlo anch'io cosa porta Xur. Ma non è chiaro. Porterò qualcuno, qualche gioco del torneo che sto facendo, probabilmente. Qualche shooter, degli shooter sicuramente. Tutti shooter. Ecco, vedi, solo shooter. 94-95. Quindi siamo. Prima appunto c'era Powered Gear e dopo questo qua. E evidentemente 97 è la versione Saturn. La versione... Oh, grazie per il ride. Grazie per il ride a Scarax. Grande Scarax. E ciao. Siamo partiti anche un po' in ritardo. Ma... Grande Scarax è sempre qua con noi. Dicevamo, la versione Saturn intanto è praticamente arcade perfect, e anche senza l'utilizzo della RAM card, se non mi sbaglio. No, RAM card. Lo utilizza, sì, quella per aumentare la RAM. Sì, sì. Vero, vero. No, anche se mi sembra che l'utilizza, ma ha una cosa in più rispetto alla versione sala. Che c'ha zero Gouki. Ah, allora, no, allora l'ho visto, l'ho sicuramente visto online sto gioco. Ah, può darsi. Mi ricordo sta cosa che c'era il robo, il Mecha Gouki che combatteva. C'è il Mecha Gouki, quindi proprio il Mecha. Sì, sì, mi ricordo che ci dedicato a Gouki con. Non so se con te. Ma... Con tutte le mosse stile Street Fighter. Sì, una cosa che però ha solo la versione Saturn, quindi qua non vedremo. Ecco, questa è l'unica cosa che stona secondo me. Cioè, tutta grafica 2D con gli sprite. E quel robot simil 3D, ecco, questo no, qua effetti, della presentazione è davvero brutto. Non è molto bello. No, promette malissimo, quel gioco è bello. Dai. Comunque, detto questo, allora, questa è la selezione degli omini che influisce solamente sulla storia e su chi incontriamo durante il gioco. E questi sono i robot che utilizziamo. Che possiamo utilizzare uno di questi 3x4 12 robot, varie configurazioni, esatto. Quindi non hai tantissimi personaggi, ma hai tante combinazioni. Beh, hai comunque sì, vari marini che saranno 8, 6, vabbè. Comunque, ognuno ha la sua storia e il suo finale, però puoi farlo montare su un robot qualsiasi. Mm-hmm. Io adesso uso, diciamo, il protagonista che è Jin Sautome, è la versione Ryu. Futuristica, se vogliamo. Così Pegasus della situazione. Esatto. Che abbiamo già visto anche in Marvel vs. Capcom. Atal Deg, sì, certo. È stato ripreso, infatti, lì. Marvel vs.